Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sulla Old Farm anni 80-90. Allora, oggi continuiamo ad erpicare dopo il video, dopo quello che abbiamo visto dal video della scorsa volta. Comunque, allora, saliamo sul 690 e boh, vediamo un attimo di cosa potrei parlarvi oggi. Beh, innanzitutto penso che sia uscito il video dell'esame, ecco sì, no dell'esame, sì, ciao. Del Ford del 7810 scala 1.32 appunto. Adesso non so ancora quante visualizzazioni, com'è che è andato, perché appunto mentre sto registrando questo video qui sto caricando quel video lì. Diciamo che adesso col ponte del primo novembre, poche parole, sto facendo qualche video così. Anche perché sono a casa, mio fratello, cioè, diciamo purtroppo, deve andare a scuola perché il suo ponte è stata una cosa stranissima, tipo è stato a casa solo il primo, mercoledì, giovedì, oggi è venerdì, mercoledì, giovedì, e poi sabato, domenica, sì, sabato e domenica, poi venerdì e sabato va a scuola. Vabbè, almeno posso registrare un po' più tranquillamente, così. Non che quando c'è lui non possa, però nel senso sono un po' più tranquillo così. Comunque, sì, questa mattina qua sto registrando un bel po' di video, adesso addirittura sono mezzogiorno e un quarto, tempo di fare un po' di cose in casa così e tutto. Ho iniziato alle 11 e mezza più o meno. E ho fatto tre video sui modellini che ben presto arriveranno, agli altri due oltre a quelli del Ford, e adesso sto registrando penso proprio solo una puntata sulla Old Farm anni 80-90, che uscirà domani perché oggi è venerdì, domani è sabato, come al solito io faccio la programmazione per il sabato, come al solito la serie. Quella dei mezzi dimenticati dalla community di farming esce con 1 o 2 giorni di ritardo, infatti è uscita ieri, che era l'1, se non mi sbaglio, non mi ricordo. Comunque è uscita in ritardo come al solito, ma va bene lo stesso, l'unica che riesco a portare sempre lo stesso giorno è questa, che è quella che esce il sabato, e anche quando vado a scuola. Cioè, poi la mattina registro, ne faccio due o tre video e poi sabato dopo carico il video che ho fatto lo sabato prima e intanto poi registro. Cioè, io ho già una programmazione in poche parole, perché domani mattina che sabato carico questo video qui, quello che c'è prima di questo, non mi ricordo se l'ho già caricato. Comunque carico il video sulla Old Farm e ne registro altri due o tre, quindi io diciamo che sono già avanti con. Voi siete nel passato con i miei video, in poche parole, se vogliamo metterla giù così, ma così. Allora, 271.000 euro. Abbiamo tagliato quel campo là nella scorsa puntata, abbiamo già iniziato ad arare. No, 2 puntate fa forse, sì, 2 puntate fa. Abbiamo appunto arato quel campo lì e poi abbiamo iniziato ad erpicare questo che avevo arato in altro video. E niente, allora cosa potrei fare? Andiamo a vedere un attimo lo store. Ho installato nuovi ripunte e nuovi attrezzi. Comunque un attrezzo che mi piacerebbe provare è questo. Problemino, problemone. No, non sarà un problemone, neanche un problemino, perché più avanti questo qua lo compreremo assieme all'International, perché 150 cavalli, quello lì ne ha 145, chi se ne è, cioè 5 cavalli di differenza, farà un po' più fatica, ma va bene. Il suo lavoro che fa quello lì è più da erpice, però vabbè. La cosa che converrebbe di più sarebbe prendere l'alpego, infatti, e volevo andare a vedere il leggero perché non mi ricordavo, non ero sicuro. Ma ok, allora,
Questo ci starebbe perché è davvero bello come erpice, ma di 100 cavalli purtroppo, quindi così. Andiamo a vedere in aratri perché ho altri ripunte, potrei dire. Così, ho installato, vabbè, l'alpego che ce l'avevo già, però mi serve il 180/90, che questo, il 180/90 andrò a comprarlo più avanti. Allora, altro questo qua che non ha senso prenderlo perché comunque siamo, tra virgolette, più avanti con i mezzi. E questo ripunta aratro, che poi lo conta come aratro, da 6 metri, che gli servono 180 cavalli. E questo qui, boh, andrò a comprarlo molto più avanti. Io sarei tentato per questo, però 2 metri è largo quanto il trattore praticamente. O lo faccio magari tipo in un video, tipo che magari dico devo scolare il campo, metti a caso, quindi devo fare le capezzagne. Metti a caso, invento che ho troppa acqua nel campo, sarebbe anche una cosa utile da fare magari per usare un po' più di attrezzi, comunque perché ce ne sono di attrezzi, ci sono più attrezzi che trattori qui sul di fra le mod, intendo, eh. Ci sono più attrezzi che trattori, non sarebbe neanche male quindi utilizzare. Cioè, tipo in questi punti qua, stupidi, perché sono punti stupidi, cioè angolini che poi ti rimangono dopo aver. Poi, soprattutto questo campo qua che ha il pannello lì del biogas che è in mezzo. Tu magari hai una erpice da 2-3 metri, vai qui, ti fai la tua erpicata senza andare a sbattere contro il muro e niente. Così, allora. Come vi avevo già accennato qui su sta serie qui, non andrò a fare l'allevamento perché sennò mi diventa troppo lunga come serie. Così, quindi, vabbè. Adesso vi vado a vedere un attimo perché magari un campo che non lo aro. Comunque. Cosa buona e saggia che potrei fare sarebbe comprare un campo e questo campo qua, visto che a me piace un sacco tagliare mais e tagliare girasoli, lo metterei a girasoli che almeno mi produce guadagno un po' di soldi e il campo che andrei a prendere sarebbe o questo qui o quello là avanti che sono abbastanza grossi come campi, lo so. Però varrebbe la pena. Non sarebbe male. Quello lì davanti con la colza, che quasi quasi lo compro così taglio la colza. Ecco ragazzi, sto arando ed erpicando, ma io ho ancora la colza da tagliare. Questo qua è 134.000 un ettaro e 64. 134.000, ricordiamocelo un attimo, 134.000 euro. 134.000 euro. Andiamo un attimo a vedere questo quanto costa ero lì perché non l'ho guardato, non lo so. Questo è più grosso, infatti costa di più. Quindi, cosa andrò a fare? Comprerò l'altro perché è più piccolo. Adesso magari quando torniamo sul Massifer Zone. Ok. Adesso magari quando non ho da registrare, magari oggi pomeriggio che gioco per i fatti miei, taglio quel campo lì e lo compro. E cioè, compro il campo, lo taglio e mi faccio un attimo di soldi così e magari nel prossimo video per portarci un attimo avanti, comunque perché sono un po' indietro a mio parere, aspettate. Ok ragazzi, sto dicendo nella prossima puntata, dopo che ho fatto i soldi con la colza, quindi adesso io andrei a mettere la crescita delle piante, no, così non vanno avanti, il passamento no, ok. Direi appunto di comprare un trattorone, potrei dire così, che appunto è l'International 1455 XL, che è veramente un bel trattore. Altri trattori che potrei andare a comprare più avanti, questi qui no perché sono troppo piccoli. Lo Schulter sì, non è particolare, ma è bello come trattore, c'ha 150 cavalli.
Potrei comprarlo un po' dopo, un po' più dopo rispetto a quando ho comprato l'International, ma non subito. Cioè, magari dopo 2 o 3 video che magari inizio a fare trinciato da biomassa e così compro quello. Altri trattori, a parte il fatto che abbiamo il 399, quindi va bene, i Massey Ferguson possiamo anche, diciamo, abbandonarli. Potrebbe starci lo Zetor, il Fort Schritt, ok, qualcosa del genere, perché lo Zetor, ragazzi, lo Zetor, 120 cavalli, 25 forse, 120 appunto, cavalli, ma che sono 120 cavalli da mulo praticamente, cioè lento ma potente. E vabbè, allora. Noi abbiamo l'8340, se non sbaglio. Sì, appunto. E abbiamo l'Az, che questo qua non lo venderò mai. Gli farò su le sue 0,5 ore, penso, in 5 video. O neanche di 5 video, anche un po' di più di 5 video, gli farò solo. Su solo 0,5 ore penso, perché lo uso solo con la barra e basta. Però dai, cioè, non è che così. Per ora l'azienda non è grossa per niente, però come vi avevo già accennato nel video prima di questo, avevo appunto detto che sarò andato, scusatemi, sarei and sarò andato, ho detto sarò andato seriamente, fa niente. Ho detto che appunto sarei andato a cioè, fare trinciato al più presto. Io mi chiedo com'è che faccio a stare su come l'uomo ragno, però vabbè, dettagli e comunque niente. E non so cosa fare, sinceramente, perché vado a darare col Ford, dai. E buonanotte. Non voglio fare cagate. Come la prendo qua? Metto dritto e inizio a sterzare. Cosa faccio? So cosa fare. Sì, vai, faccio così. Ribadisco sempre il fatto che qui nella realtà non riuscirei ad arare con un 4 omeri del genere con un 125 cavalli. Mi servirebbe un 240-250 cavalli, ma vabbè, fa niente, non è che ci importa, è farming, quindi non è che io voglio fare proprio la realtà, quasi, ma non ho la possibilità di prendere trattori da 250 cavalli, tra virgolette, vecchi, potrei dire. Cioè, forse nel 95 questo, che dopo l'International non sarebbe male, non sarebbe per niente male. Io adesso qua col palo sclero, ma a dettagli. Porto un attimo vicino lì, perché adesso qua dove c'è stretto non ha senso tornare indietro. E così, lì anche se non lo varo, finito, un pezzettino così. Fare avanti e indietro non ha senso con così poco da arare. È una lingua praticamente, se vogliamo dirlo, dir così, e niente. Avrei potuto tirare dritto verso destra, poi fare il giro e andare verso di qua, ma sì, dai, faccio così. Non ha un senso preciso questa aratura, è solo sbrigativa. Tra virgolette potrei dire che è solo tipo, di tipo sbrigativo. Allora, tiriamo via la capezzagna subito, tanto qua è già arato. E non ho voglia di tornare indietro, quindi. E niente, allora, quanto vorrei un 6640? Ma no, vado su. Lo restringo dal lato, non così. Ragazzi, veramente io vorrei tanto un 6640 per... Cosa lo userei? SL innanzitutto, mi piacerebbe anche se SL fa niente, però vabbè. Se fosse SL meglio, lo preferirei io.
Lo userei per seminare il mais o i girasoli. Adesso penso più ai girasoli perché qua voglio seminare girasoli e non mais. Magari semino mais e girasoli. Boh. Vediamo, vediamo, vediamo. Per fare i trattamenti al mais, dal concime al diserbo. E cosa potrei fare? Con quello lì, beh, la lisina, magari potrei usarla con quello, così. E lo prenderai trazione semplice. Come quello che ho guidato, infatti. Io sono abbastanza legato a questa serie qua dei Ford, innanzitutto perché è stato il primo trattore diversamente, che ho guidato, tra virgolette, più nuovo del mio, che non era 4600, Ford 4600, con un cambio molto diverso, e quindi diciamo così che, e già mi piaceva già mi piaceva come trattore, e dopo che l'ho guidato, beh, è stato tipo come dire cavolo, cioè. Comunque, anche guidare un 8340 non sarebbe male, ma veramente, perché trattorino proprio. È un trattorino come il 6640, sì. Ovviamente è ironico, però vabbè. Cambio come quello del, questo qua più che altro, come quello del TS115, dei trattori TS comunque. Ragazzi, sta puntata qui è come al solito quando arrivo non so cosa, di cosa parlarvi perché vado a parlare dei mezzi ma poi divento noioso perché so che nel video, nei mezzi trascurati dalla community sono stato noioso, penso di essere stato noioso, poi non lo so, però vi ho parlato solo dei mezzi, facevo vedere solo lo store, non è che, ma vabbè. Io direi che per questo video qui è tutto, anche perché sono le 12:33 ed è un quarto d'ora che sto registrando, quindi direi che per questo video qui è tutto, lasciate un bel like, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, commentate, condividete i video dove volete, in ogni social che avete la possibilità di condividere. Ovviamente la gente a cui interessa genere di video tipo modellismo e Farming Simulator 2017 e più avanti Farming Simulator 2019. Direi che per questo video qui è tutto, ci vediamo alla prossima puntata, ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao!